al presente arcivescovo di Crotone, Santa Severina, eletto arcivescovo coadiutore della Chiesa Metropolitana di Lecce, salute e apostolica benedizione. Quando parliamo con parole buone, non grossolane, e da esse ricaviamo profitto, il popolo si rallegra molto, considerando con gioia quella carità che non si vanta, non si gonfia, non è ambiziosa, e ricordando che se qualcuno parla la lingua degli uomini e degli angeli, ma non ha la carità, è come un bronzo che risuona, un cembalo che tintinna. Per questo, animati dalla gioia e dalla testimonianza della condotta cristiana, mentre svolgiamo il nostro lavoro quotidiano, sempre in obbedienza alla Divina Volontà, rivolgiamo con paterna benevolenza la nostra attenzione alle necessità della direttissima comunità ecclesiale di Lecce, il cui pastore, il venerabile fratello Michele Seccia, al fine di procurare un maggiore e più copioso bene spirituale al gregge a lui affidato, ha chiesto di poter godere di un aiuto per il governo della vita diocesana. Perciò abbiamo pensato a te, venerabile fratello, di cui abbiamo conosciuto nel servizio reso presso l'arcidiocesi di Crotone e Santa Severina le virtù e la capacità di governo che ti hanno reso idoneo ad assumere questo nuovo ufficio nel passaggio dai discendenti di Pitagora alle genti della Diamigia. Orbene, dopo aver avuto il parere del dicastero per i vescovi, in virtù della nostra autorità apostolica ti solleviamo dagli impegni della prima sede e ti costituiamo arcivescovo coadiutore di Lecce, con tutti i diritti e doveri che competono al tuo Stato. Della tua elezione informerai il clero e il popolo di questa comunità ecclesiale, ed esortiamo tutti ad accoglierti come padre da amare e come maestro da ascoltare. Mentre ti incoraggiamo ad esercitare ogni tuo sforzo in pieno accordo con il lavoro del pastore di questa chiesa, al quale manifesterai il dovere della riverenza, della benevolenza e della sollecitudine a lui sottomesso nella carità, preghiamo Dio perché faccia in modo che in te vi sia un'invidiabile intelligenza, affinché le facoltà superiori dell'uomo non siano vinte da quelle inferiori e si raggiunga la giusta pace, dove arde la fede, si rafforza la speranza, si accende la carità, nella quale ognuno è costituito custodito nell'ordine di Dio, e nella quale l'anima, capace di vincere le proprie debolezze, si sottomette a ciò che è superiore e vince quanto è inferiore, perché non vi è nulla di più giusto di ciò che Dio comanda all'anima. Dato a Roma, presso il Laterano, il 28 agosto, memoria di Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa, anno del Signore 2024, dodicesimo del nostro pontificato, Francesco. Settembre dell'anno del Signore 2024, nella memoria dei santi martiri Cosma e Damiano, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Raffaele Panzetta ha dato inizio al suo ministero di arcivescovo coadiutore di Lecce. Dopo aver celebrato l'ora terza presso il Palazzo Arcivescovile, a norma del canone 404, paragrafo 1, del vigente codice di diritto canonico, Sua Eccellenza Monsignor Panzetta ha esibito al vescovo diocesano Monsignor Michele Secce e al Collegio dei Consultori, alla presenza del cancelliere arcivescovile, la lettera apostolica, con la quale il Santo Padre Francesco, in data 28 agosto 2024, lo nominava arcivescovo coadiutore della Chiesa Metropolitana di Lecce, affidando al cancelliere di Puglia il mandato di dare lettura e presenti. Erano presenti Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, il reverendo sacerdote Vito Caputo, delegato ad Omnia, i reverendissimi membri del Collegio dei Consultori, Monsignor Manca, Macculi, Marinacci, Montinaro, i sacerdoti Cosimo Deliano Mandaro, Antonio Perrone, Gaetano Tornese e il padre Salvatore Zastro. Il presente atto, rogato a futura memoria dell'evento, viene sottoscritto da Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia, da Sua Eccellenza Monsignor Angelo Raffaele Panzetta, dai reverendissimi Monsignori Luigi Manca e Antonio Montinaro
e infine Daniele, sacerdote Vincenzo Martella, cancelliere di Curia, dato la legge dal Palazzo Arcivescovile il 26 settembre dell'anno 2024.